negli atti l'agendina di un altro pentito che accusava Tortora, che si chiamava Pandico. E lì in effetti c'era Tortora e un numero di telefono. Allora io che cosa ho fatto al mattino? Non certo di notte, ma al mattino ho preso il telefono, quello dell'albergo, ho fatto il numero di questo Tortora e anziché rispondermi Tortora mi risponde uno che parla: ma che cazzo vuoi? Ma chi sei? Ma mi scasso un cazzo! Era uno, non era Tortora, ma non avevano controllato. Ma vi rendete conto che assurdità? E da lì poi in poi ho pensato che lui fosse stato accusato ingiustamente e la cosa venne fuori, ma dopo anni, fu una battaglia incredibile. È stato un caso clamoroso perché si chiamava Tortora, ma fosse stato Giuseppino Sangalli sarebbe ancora in galera.